Il gioco, l'amicizia, l'azzardo, la cattiveria e le bugie. A più di 30 anni dall'uscita del film Regalo di Natale di Pupi Avati, la storia più attuale che mai torna a teatro in scena al Manzoni di Milano, come racconta Gigio Alberti, uno dei protagonisti. Quattro amici che si ritrovano per una partita di poker la sera di Natale con un ospite, un pollo da spennare. Il pollo da spennare non è così contento di farsi spennare e cercherà di spennare gli altri. I quattro che sembravano così amici non sono così amici come sembra. Questo è il sunto dello spettacolo. Uno spettacolo sul poker, sull'amicizia tradita e sulle relazioni umane, non più ambientato negli anni Ottanta, ma ai giorni nostri, come spiegano Filippo Dini e Valerio Santoro. Si parla della crisi, si parla di tutti i personaggi di questa storia sono vittime della crisi economica e quindi l'atmosfera in qualche modo nella quale è ambientata questa storia è un po' diversa rispetto a quella nella quale era immerso il film. In realtà non siamo cattivi, ognuno di questi personaggi ha il desiderio di rifarsi, di una vita che in qualche modo è andata in un modo che non voleva essere quello desiderato, insomma, che non si voleva che andasse così. A maggior ragione oggi ritroviamo nella crisi economica di oggi quella disperazione di questi quarantenni che è ancora più profonda e quindi trova ancora più riscontro nella società contemporanea, perché la crisi economica di oggi non è quella degli anni Ottanta quando è stato fatto il film. La storia, attorno al tavolo verde, ha tinte noir, ma anche la leggerezza della commedia, risate amare, come amara può essere la commedia della vita, con i suoi rischi, di cui il poker è un emblema perfetto. Una serie di divertenti colpi di scena immergono il pubblico in un mondo dove la perfidia e il tradimento sembrano vincere su tutto. Pian pianino, diciamo, dall'armadio incominciano a uscire i cadaveri che non ti aspetti, e i cadaveri che non ti aspetti sono sempre delle sorprese. Delle volte amare, e il mio ruolo è quello della sorpresa amara, la più amara di tutte, diciamo, perché quest'uomo che sembra un uomo abbastanza schifoso e abbastanza innocuo, in realtà si rivelerà essere una specie di scorpione dal morso mortale. Regalo di Natale è il trionfo del singolo sul collettivo e la metafora del successo di uno conquistato a spese di tutti. Un'amara riflessione su come stiamo diventando o siamo già diventati.